Oggi, più che una ricetta, condivido con voi dei ricordi a me molto cari. Prepareremo dei cecatielli con i cicci freschi. I cicci o spollichini nel nostro dialetto sono praticamente dei fagioli. Adesso è la stagione e i cecatielli invece, cavatelli, è una pasta fatta a mano che mio papà amava, soprattutto nella stagione estiva che non andava a scuola. Un giorno sì, un giorno no, faceva pasta fatta in casa. Vabbè, non vi dico mia madre come si incazzava perché diceva che a lei non ci piaceva. Prepariamo quindi cecatielli e fagioli. Ci occorreranno dei fagioli freschi sgranati, del pomodoro fresco privato della buccia e poi qua ho messo un po' di odori, del sedano, l'aglio, la carota e poi magari a fine cottura aggiungiamo pure un po' di peperoncino. Per la pasta ci occorrerà della semola di grano duro, io ho utilizzato quella non rimacinata, della farina zero, lo sapete che io sono fissata per le farine, e dell'acqua tiepida. Mettiamo a cuocere i fagioli, quindi nella pentola versiamo questi fagioli freschi, ricopriamo di acqua fredda, aggiungo carota, sedano, aglio, il pomodoro, tutto a crudo e mettiamo a cuocere. Le solite raccomandazioni: se manca l'acqua mai aggiungerla a freddo ma bollente, se no spezziamo la cottura, e il sale a fine cottura. Iniziamo ad impastare versando la semola e la farina. Versiamo piano piano l'acqua tiepida. Possiamo passare sulla spianatoia. E qua lo sappiamo fare tutti. Ci rilassiamo pure un poco. Una volta che l'impasto è diventato liscio, lo facciamo riposare un quarto d'ora, mezz'ora. Mi ricordo che mio papà usava la busta quella della pasta vuota. Iniziamo a stendere, tagliamone un pezzettino, quella poi si rilassa e si ammorbidisce. In realtà cavatelli e fagioli andrebbero fatti quelli ad un dito solo, ma a mio papà non ci piacevano e siccome questo è un modo per ricordarli, io li faccio con due dita, anche con tre. Perché questi poi sono buonissimi anche con, cucinati con il pomodorino fresco e il basilico. Quindi se li vogliamo con un dito, facciamo così. A me con due dita, così. Con tre, così. Il problema era che mio papà teneva certe mani grandi e quindi con le dita grandi, quindi a lui ci voleva un bel pezzo di pasta quando li faceva. Però noi, io lo aiutavo, io e la colonna stavamo, noi lo mettevamo ad allungare e noi cavavamo. Prima di girare la videoricetta, come potete immaginare, io ho fatto le prove, quindi infatti queste sono le prove, sono due dosi belle abbondanti. Mio papà quando li faceva con il sugo ci metteva un uovo, diciamo, più o meno su mezzo chilo di farina, loro il peso lo misuravano con la mano, quindi quello che riusciva a contenere la mano, 50 grammi più o meno. Li ho passati sul fornello piccolo, è trascorsa
un'oretta abbondante, e a questo punto sono cotti e aggiungiamo olio e sale e poi mettiamo la pentola per la pasta se è orario di pranzo. Ho fatto asciugare la pasta un paio d'ore e quando bolle la buttiamo. Alziamo la fiamma. Noi poi due siamo, anzi ne ho fatta pure un bel po' in più. Appena bolle la togliamo perché è ancora fresca. Io direi che possiamo assaggiare per vedere se di sale è buona. Si deve sempre assaggiare. Buonissima, non è proprio sale. Poi ci aggiungiamo un filo d'olio a crudo. Siamo pronti. Tiene una faccia strepitosa. Sono assai contenta. E spero che li facciate. Che li facciate. A proposito, scrivetemi i vostri consigli sulla pasta fresca. Li aspetto. Arrivederci alla prossima ricetta.